E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, rieccoci con Mafia 3 Definitive Edition. Oggi andremo a conquistare due racket, o meglio uno dei racket di Tikfu Harbor, e daremo appunto territorio a Bark. Andiamo quindi a controllare Donovan e vediamo che cosa ci dice. Non so come facciate a vivere qua giù. È caldo, è umido e c'è quasi sempre il tanfo di quel dannato fiume. A me sembra normale. Sai che intendo? Puzza di fango. Fango umido e marcio che è rimasto sommerso troppo a fondo per troppo tempo. Il delta del Mekong aveva lo stesso cazzo di odore. Lo odiavo allora e lo odio adesso. Allora, che cosa hai scoperto? Frank Pagani gestisce Tikfu Harbor. Fa rapporto a Tommy Marcano. E ha una nave, la Tanager, che usa per contrabbandare roba dentro e fuori dalla città. Negli ultimi 8 mesi ha fatto molti viaggi alle Bermuda. Cosa c'è alle Bermuda? Un cazzo di niente. In realtà è andato a Cuba. Marcano gestiva i casinò della mafia giù a L'Avana. Suppongo che Frank stia prendendo tutto ciò che è recuperabile nei vecchi casinò e lo stia riportando quassù. Troppo lavoro solo per riutilizzare vecchi tavoli e slot machine. Ci deve essere sotto qualcos'altro. Purtroppo non possiamo andare da Frank a chiederglielo. Adesso è a L'Avana e non è previsto che rientri presto. Dobbiamo costringerlo a cambiare i suoi piani. Frank si occupa principalmente di auto e carichi rubati. Cerca posti che possano supportare quel tipo di attività. Quando inizierai a eliminarli, vedrai che tornerà a casa. Perfetto. Intercetto la guardia costiera e ti faccio sapere quando la Tanager li contatta. Ok, il nostro obiettivo è Frank. Però, appunto, salve agente, non sto facendo niente. Dicevo, lo obiettivo è Frank, però per poterlo raggiungere dobbiamo fare dei danni, come al solito. Allora, andiamo a parlare, abbiamo qui Gina Kowalski e Pablo Duarte. Vabbè, iniziamo con Gina Kowalski e vediamo che si può fare. Frank Pagani. Frank Pagani è un luogotenente fedelissimo, è sempre a disposizione del suo capo, Tommy Marcano, ed è pronto a esaudire ogni suo desiderio. L'unico interesse di Frank è riuscire a mantenere la propria influenza su Tikfu Harbor. Eliminando Frank otterrai di sicuro delle informazioni che ti saranno utili contro Tommy Marcano. Allora, andiamo a parlare con Gina. Qua sopra. Da questa parte. Salve Gina. Quindi tu sei il figlio di puttana che si occuperà di Junior Holland? Ah, piacere di conoscerti. Calma, non volevo dire niente. Sono Gina Kowalski. Io e mio padre rubavamo auto con Junior prima che decidesse di fotterci e di andare con Marcano. Non vedo tuo padre. Morto in cella al nord intorno a Pasqua. Ah, mi spiace. Non doveva farsi beccare. Junior porta via le auto dal Best Oil. Ha anche dei professionisti che arrivano con delle vetture di lusso. Cazzo, ha persino un giro segreto con la benzina della raffineria. Dove finiscono le auto? Qui ne vende un po', ma considerando quante belle auto nuove sono sparite di recente, immagino che Junior si stia preparando a portare un carico fuori città. Se ha degli uomini in strada, li farò parlare. Forse scoprirò anche dei professionisti che sta facendo lavorare per lui. Ci vediamo, Gina. I ragazzi di Junior non si spaventano facilmente, ma devi comunque trovare un modo per farli parlare. Allora, i corrieri di Junior portano le auto rimontate in diversi punti di consegna a Tikfu, falli fuori e ferma il suo traffico di auto. Quindi qui abbiamo il racket delle auto. Vediamo un po' la mappa. Ok, qui. Ah no, aspetta, c'è questo. Sfrutto ogni mezzo per far incazzare Junior Holland, distruggendo il suo racket di furti d'auto. Ok, incominciamo da questo. Thank you.
Allora, ragazzi, prima però di entrare qua dentro, visto che abbiamo anche un bel po' di soldi, sono a Tickfo. Mettiamoli in sicurezza. Che non si sa mai. Ma certo, Sher, sto già arrivando. Di cosa posso alleggerirti? Tienilo sicuro. Direi che abbiamo finito qui. Ok, adesso possiamo avanzare tranquilli. Come entriamo qua dentro? Di qua. Merda, cosa è stato? Voi ragazzi, voi lo sapete adesso, come sempre. Ci facciamo giusto qualcosa insieme, poi il resto me lo faccio da solo offline. E ci vediamo direttamente quando abbiamo eliminato tutti i nemici. Certo, però è un peccato eliminare tutte queste auto, mamma mia. Perfetto, bello, silenzioso e indolore. E mo sono rimaste solo queste due guardie. Vediamo se eliminiamo le veloci veloci. Uno e due. A posto. E prendiamo i soldi prima. Qua che sta, che c'è il simbolo. Boh, vabbè. Allora, come le distribuo queste auto? Per evitare di sprecare colpi. Cioè, se io tipo sparo alla bombola qua. Niente. Quindi devo farlo alla vecchia maniera. Ok. Stavamo morendo adesso. Ah, qua c'è il baule. E questa è l'ultima. Posto. Allora ragazzi, facciamo che ci vediamo non appena ho finito di fare i danni.
Così facciamo uscire allo scoperto il boss del racket. Ok ragazzi, questa dovrebbe essere l'ultima auto e dovremo saldare il debito. Ok, danni completati. Parla con Gina Kowalski. Junior mi sembra abbastanza fottuto, no? Eh sì, direi di sì. Allora, è uscito allo scoperto questo Junior? Hai fatto andare su di giri quel Junior, ho sentito. Non pensavo di fare nulla di meno. Un vecchio amico che conosce il Best Oil dice che Junior è arrivato in quarta. Sta rendendo la vita un inferno a tutti e non se ne vuole andare finché non mette in piedi il giro d'affari. Non l'avevo mai sentito così motivato, Junior Holland. Quando devi lavorare per Sal Marcano, la sedia inizia a bruciarti sotto il culo. Quello, e anche tutto lo speed che si fa. Quando gli spacchi il culo, digli che non doveva provare a fottere Gina Kowalski. A dopo, Gina. Junior è un traditore pezzo di merda. Vallo a prendere. Ah beh, guarda, i traditori pezzi di merda sono proprio quelli che Lincoln preferisce. Allora, giù di qua. Senti, piglio questa macchina. Ti dispiace? Allora, eccoci qua. Vediamo di... magari cercare un'altra entrata. Visto che ce ne sono un po' troppi da questa parte. Se io cado in acqua, penso che poi posso salire dall'altro lato, vero? Proviamo. Allora, sì, magari da qua riusciamo ad entrare in maniera meno indisturbata. Niente dei furti d'auto. Senti, tutti i ladri migliori di Junior sono morti o spariti. Dobbiamo fare la nostra parte. E finire come loro? È questo che vuoi? Io non credo. Perfetto. Se riesco ad arrivare a Junior senza che nessuno mi scopre, tanto di guadagnato. Allora, Junior, sono un cliente fedele da prima ancora che tu nascessi. Io e tuo padre conosciamo dal 47, quindi se chiedo una Deleo Cashmere gialla, mi aspetto che tu mi dia esattamente ciò che voglio. Non che provi a rifilarmi una Cashmere rossa come se fossi un ragazzino che si accontenta di qualsiasi cosa. Risolvi la cosa immediatamente. Questo è qualche cliente incazzato? Credo stia... aspetta, qua c'è qualcuno? No. Da solo.
Però questo cadavere, ragazzi, lo tolgo. Aspetta che sta arrivando qualcuno. Ho fatto bene a toglierlo. Ho fatto veramente bene. Me lo sentivo che da qua, capito, poteva entrare qualcuno. Elimino tutte le guardie che possono comunque darmi fastidio. Questo però il cadavere lo togliamo. A posto, adesso ragazzi, zitti zitti, quatti quatti, eliminiamo il Jack Junior. Anche se adesso eliminando Jack Junior, aspetta, qua stanno altri soldi. Farmi tutti. Solo che eliminando Jack Junior farò scattare con quell'allarme. Però vabbè. Come l'ho detto, ti ho in pugno, coglione. Ah, ma non era questo col... questo, ma scusate, male. Pensavo di averlo eliminato. Eh sì, affronta Jack Junior. Pensavo di averlo eliminato. Ma che palle. Quindi era un nemico qualsiasi quello. Vabbè, nulla di che. Comunque, dai. Merda. Mettiti dietro a qualcosa. Giragli intorno. Laggiù. Sparategli, no. Cazzo. Sono bloccato, cazzo. Ci fa a pezzi. E io che pensavo di averlo già eliminato, mannaggia. Prendete questo. No. Ok. Eccoli qua. Ce l'ho. No. Oh, merda. Merda, mi ha preso. Maledetto. Ma scusate, no, giusto per curiosità. Cioè io ho eliminato questo, pensando che fosse... perché era vestito, sai, col panciotto, più elegante. E invece mi sono fatto fregare. Vabbè, poco importa. Non fai più il duro adesso, Junior.
Tra l'altro questo racket va a Bark anche perché comunque ragazzi sono le auto, quindi chi meglio di Bark può gestirlo? Furto d'auto. Allora, assegna a Cassandra. Mi dà la blindatura se lo do a Cassandra. Se lo do a Vito, mi dà il compressore aumentando la velocità dei veicoli. Se lo do a Bark, pneumatici antiproiettile, che è veramente utile. Comunque andrà a Bark da prescindere. Quindi vai, tutto tuo, Bark. Se vogliamo tenere Tickfo Harbor, mi serviranno un po' dei tuoi uomini. Sì, certo, ma ricordati di me per la prossima proprietà. E ci vollero mesi per capire che Lincoln era sopravvissuto al massacro al bar di Sammy e stava facendo guerra a Salmercano. Il Bureau non aveva un dossier su Clay e io non sapevo del suo addestramento militare perché il suo stato di servizio era riservato. Altrimenti avrei potuto cominciare a sospettare qualcosa dopo la morte di Richie Doucette. A posto, ragazzi. Ha sentito che dicono del bere e guidare? Secondo me è solo perché si rischia di far cadere il bicchiere, no? sì, certo, ubriacati la guida, vedi dove finisci. Allora, ragazzi, anche questo racket l'abbiamo conquistato. Ora, il prossimo obiettivo, non so che cosa sarà, vediamo cos'è qui. Racket del contrabbando. Quindi, nel prossimo episodio ci faremo questo e assegneremo Tickfo a Burke. Voi mi raccomando come sempre spolliciate, mettete like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo sempre qui sul canale con un nuovo video. Un saluto da Mizza Ragaret. Ciao!